Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura alla cronaca, sono 54 gli indagati in tutta Italia al centro dell'indagine sugli affari illeciti del Click Day dei migranti, che vede coinvolta anche la provincia di Salerno. Tra i reati contestati: immigrazione clandestina, riciclaggio, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'operazione è stata coordinata dalla DDA di Salerno, condotta dalla Guardia di Finanza e dai militari del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. L'indagine riguarda in particolare il territorio della Piana del Sele. Sentiamo. Migliaia di domande false confezionate ad hoc per fare arrivare in Italia lavoratori stranieri che pagavano tangenti iniziali di almeno 1000 euro per l'inserimento delle domande con il meccanismo telematico del decreto flussi per lavoratori stagionali, poi un ulteriore pagamento con il visto e il nulla osta fino ad arrivare a 10.000 euro e il sistema utilizzato per far ottenere in maniera facile permessi di soggiorno a soggetti provenienti prevalentemente dal Bangladesh e dal Marocco, oggetto di un'indagine che ha portato la tenenza della Guardia di Finanza di Battipaglia del Comando Provinciale di Salerno ad eseguire un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 47 indagati. 13 sono finiti in carcere, 24 destinatari della custodia domiciliare, 10 della misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e professionali per 12 mesi. I reati contestati a vario titolo sono quelli di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio, autoriciclaggio, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. 7 invece le persone fermate, tutte italiane, provvedimento adottato per il rischio che potessero fuggire in paesi nordafricani dove hanno basi logistiche. Nella maxi operazione figurano nomi di professionisti, commercialisti, avvocati, operatori di patronati, tutti soggetti abilitati con lo SPID ad inserire con il Click Day domande false che venivano associate o ad aziende ignare o fittizie. Stamani, nel corso di una conferenza stampa convocata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli, con l'aggiunto Luigi Alberto Cannavale, alla presenza tra gli altri del generale di brigata Antonio Bandiera, comandante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e il generale di brigata Luigi Carbone, sono stati illustrati tutti i dettagli dell'indagine che si è mossa sull'analisi di 2.500 istanze richieste da una vera e propria organizzazione a rete. Ingente il sequestro di contanti, al momento 1.300.000 euro, un terreno a Battipaglia, soldi ed altri beni per 6 milioni di euro. Sequestrato anche 1.100.000 euro di banconote contenute in delle buste che erano state sotterrate in un giardino antistante l'abitazione di uno degli indagati. Nel corso dell'operazione è stato rinvenuto anche il libro mastro dell'organizzazione, dove sono stati annotati una serie di elementi che riguardano il pagamento delle somme di denaro, i nomi dei beneficiari, le date inerenti ai pagamenti, tutti elementi importanti ai fini delle indagini che permetteranno il prosieguo delle attività investigative. Nel gruppo di soggetti destinatari della misura cautelare, alcuni sono già condannati per i delitti di associazione mafiosa con riferimento all'organizzazione camorristica denominata Clan Cesarano, operante a Pompei e Castellammare di Stabia, ma con consolidate e datate propaggini nella provincia di Salerno che riciclavano gli ingenti proventi derivanti dall'attività illecita. Le criticità del meccanismo, le principali criticità sono costituite innanzitutto dal fatto che i tempi di definizione delle pratiche non consentono controlli sulla documentazione che viene presentata a sostegno della domanda di visto. Peraltro recenti modifiche normative prevedono addirittura la possibilità di asseverare da parte di professionisti la sussistenza di questi requisiti con evidenti possibilità di frodi. Questa è la prima criticità. La seconda criticità è data dal fatto che le domande di visto possono essere inserite non solo dal soggetto che ha necessità, diciamo, dell'assunzione del lavoratore, ma possono essere inserite anche per conto terzi e tra l'altro senza alcun limite
alle domande inseribili per conto terzi, il che evidentemente presta il fianco, diciamo, ad inserimenti fraudolenti. In generale, insomma, però questa è una valutazione chiaramente personale, diciamo, poi non rientra ovviamente nelle mie competenze un'analisi del sistema. È lo stesso, come dire, sistema del click day, no? Che diciamo, comportando un afflusso massivo di domande destinate ad essere istruite entro termini che sono di estrema ristrettezza, diciamo, credo non sia da superare, ma credo che da parte di tutti vi sia una precisa consapevolezza sul non funzionamento del sistema. Un fenomeno molto complesso, quello delle pratiche, dei flussi con il click day, dei permessi di soggiorno, la cui portata è di difficile identificazione, e quanto hanno sottolineato questa mattina il generale di brigata Antonio Bandiera, comandante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ed il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, il generale di brigata Luigi Carbone. 2500 le pratiche di immigrazione, la base del lavoro che ha portato all'indagine, ma è una goccia nel mare, hanno detto, perché il numero è enormemente più significativo. In realtà si tratta di una organizzazione a rete che confezionava e inviava delle domande false per far arrivare in Italia dei lavoratori stranieri. Lavoratori che pagavano delle grosse somme di denaro, fino addirittura a 6-7 mila euro per ogni singola domanda. E perché domande false? Perché in realtà si basano su rapporti di lavoro che non verranno mai instaurati, quindi sono rapporti di lavoro fittizi con aziende fittizie. In realtà la normativa prevede che vengano portate presso le prefetture, quando vengono effettuate queste domande, vengono portati i documenti, quindi la documentazione necessaria. Molto spesso questa documentazione viene realizzata in maniera fraudolenta, quindi parliamo di documenti falsi che attestano ad esempio una capacità di un'azienda, una capacità inesistente, che attestano una regolarità contributiva. Quindi in realtà alla base abbiamo ipotesi di falso che servono per aggirare la normativa sui decreti flussi. Sì, in realtà è emerso questo. Abbiamo tre tipologie di aziende fittizie, come ho detto prima, aziende inconsapevoli e aziende in alcuni casi compiacenti con questo sistema fraudolento, che determina tra l'altro una notevole alterazione del mercato del lavoro, perché vi sono aziende virtuose che non riescono ad esempio ad ottenere quei lavoratori dei quali avrebbero bisogno per le loro attività produttive. Tutti questi soggetti arrivavano prevalentemente dal Marocco, dal Bangladesh, disposti a pagare tangenti, ad arrivare in Italia, alla fine non lavoravano per le aziende. Come venivano impiegati sul territorio? C'è dietro la criminalità? Allora, dalle evidenze che abbiamo acquisito finora con le indagini, non abbiamo diciamo, riscontrato queste connessioni con la criminalità organizzata. Erano soggetti che ovviamente si erano dati una struttura criminale e che, sfruttando un po' diciamo, i vulnus del decreto flussi, avevano posto in essere questo sistema diciamo, di frode molto complesso, e che nel tempo aveva fruttato centinaia di migliaia di euro attraverso questi pagamenti che venivano imposti a soggetti extracomunitari, che venivano intercettati da ulteriori soggetti extracomunitari già insistenti sul territorio nazionale e che fungevano da intermediari. Chiaramente le indagini hanno avuto questo pregio di evidenziare poi dove questi flussi di capitali illeciti sono stati reinvestiti nel tempo, e attività ancora in corso dimostrano come la maggior parte di questi pagamenti siano venuti per contante, e molto di questo contante è stato sottoposto già a sequestro. Sono proprio i flussi economici anomali che hanno insospettito il vostro lavoro? Allora, il denaro illecito ha una necessità.
per le organizzazioni criminali, che è quella di essere poi immediatamente reinvestito. E noi siamo riusciti, proprio da un'attività ordinaria di polizia economico-finanziaria, a individuare l'anomalia di un acquisto di un immobile da parte del sodalizio criminale, che stava investendo nell'acquisto di un terreno che sarebbe stato poi destinato alla costruzione di un distributore stradale. L'anomalia è emersa perché cartolarmente questa società non aveva la capacità, diciamo, economica per effettuare l'acquisto. Poi chiaramente la fantasia dei criminali non ha limite, come mi piace ricordare, e stamattina chi sta operando e sta eseguendo le misure ci ha riferito appunto che molto di questo denaro era stato anche interrato. E voltiamo pagina a quella di domani. 11 luglio sarà una data storica per l'intero territorio salernitano e campano. L'area riapertura dell'aeroporto Costa d'Amalfi di Ponte Gagnano Faiano, che tornerà ad essere pienamente operativo. I primi due voli di Volotea e di EasyJet atterreranno dopo le 8, poi ci saranno anche le prime partenze, mentre alle 11.30 è prevista la cerimonia pubblica, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il primo collegamento aereo che domani vedrà atterrare sulla pista dell'aeroporto Costa d'Amalfi il volo operato dalla compagnia low cost spagnola Volotea, il debutto da Salerno verso Nantes, poi gli arrivi e le partenze della compagnia EasyJet, sarà di fatto non solo il battesimo della riapertura con il ritorno all'operatività dello scalo salernitano, quanto soprattutto l'avvio della rotta giusta per lo sviluppo dell'intera economia turistica del territorio campano. Sarà una data storica quella di domani per l'aeroporto di Ponte Gagnano Faiano, per l'intero tessuto commerciale del Salernitano. Lo hanno ribadito più volte ieri pomeriggio le associazioni turistiche che hanno preso parte all'incontro promosso dal presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, che ha permesso di riunire imprenditori turistici e rappresentanti di associazioni del territorio per illustrare il piano di collegamenti via terra predisposto per i viaggiatori che atterreranno all'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. L'incontro, che si è tenuto a Palazzo Sant'Agostino, che ha visto la partecipazione del consigliere provinciale delegato ai trasporti Francesco Morra, degli assessori comunali di Salerno Dario Loffredo e Rocco Galdi, è servito per confrontarsi sulle attività che sono state messe in campo nel settore del trasporto pubblico locale, nei servizi di trasporto non di linea e le iniziative introdotte per garantire i servizi di taxi e di noleggio con conducente. Sono stati anche illustrati i collegamenti già operativi per le destinazioni turistiche e gli hub regionali. Un incontro utile per affrontare a poche ore dallo start non solo le opportunità ma anche le criticità da superare, come garantire nei tempi giusti la mobilità dei viaggiatori. A sottolinearlo ai nostri microfoni è stato Giancarlo Vitolo, responsabile nazionale Incoming Airit Federturismo Confindustria. Giancarlo Vitolo, ormai è una certezza, mancano davvero delle ore, è il caso di dire, siamo quasi al giorno della ripartenza del Costa d'Amalfi, ci sono tante attese sicuramente sul futuro dell'aeroporto. E ormai ci siamo, giovedì 11 luglio arriveranno i primi due voli e ripartiranno quindi da Nantes con Volotea e EasyJet da Malpensa. Devo dire che con grossa sorpresa sono stati pubblicati, ma anche in operatori abbiamo un po' di numeri reali sulle prenotazioni. Le prenotazioni veramente vanno a gonfie vele, soprattutto EasyJet, che è partita chiaramente con le vendite con grande anticipo. Il Malpensa in arrivo a Salerno è quasi full come volo, e sul volo, diciamo, in partenza da Salerno restano credo un 20-25 posti, quindi un grandissimo successo sicuramente per questa tratta. Chiaramente poi dopo ci saranno anche voli charter che sono stati spostati da Napoli, quindi la fase di start-up all'aeroporto è cominciata, speriamo che chiaramente vada tutto per il meglio. Sicuramente questi mesi estivi saranno molto intensi, sono i mesi che contraddistinguono un po' le partenze. Sicuramente sì, perché questo è un banco di prova importante, diciamo già da ora che sicuramente qualche piccola criticità dovrà essere permessa alla GESAC, all'aeroporto e a tutto quanto l'indotto. Posso immaginare qualche piccolo problema che ci sarà sui parcheggi, ma credo che comunque da qui in avanti tutte le cose verranno, diciamo, sistemate nel modo migliore. Ecco, arrivano infatti già delle prime segnalazioni di turisti che si aspettavano di poter prenotare anche per il periodo di soggiorno e di permanenza anche un posto auto.
Sì, questa è una criticità che abbiamo segnalato anche noi come associazione di categoria. Al momento non è possibile prenotare, ci sono tutti quanti, è possibile fare direttamente il biglietto in loco, ci sono delle tariffe calmierate, agevolate sia per parcheggio ad ora, per parcheggio al giorno che 12 euro, quello settimanale 50 euro, quindi tariffe in linea con gli altri aeroporti, però al momento non è possibile effettuare la prenotazione. Questa cosa qui potrebbe, diciamo, creare qualche piccolo disguido, ma credo che sarà sistemato a brevissimo. Sono state potenziate le corse anche del trasporto pubblico locale, così come è stato incrementato il numero di taxi al servizio di arrivi e partenze. Sì, diciamo che in pochissimo tempo, anche in maniera sorprendente, sono state poste in essere tutta una serie, diciamo, di navette e trasporti pubblici per poter collegare l'aeroporto. Basti pensare all'Airlink di Bus Italia dalla stazione centrale, ci sono delle corse per il Cilento, c'è la Sita che collega la costiera amalfitana, quindi, diciamo, da questo punto di vista credo che siamo già messi sulla giusta lunghezza d'onda. CESAC sicuramente si muove su Salerno sulla scorta di quello che è la realtà dell'aeroporto di Capodichino, ma è chiaro che questo è un territorio nuovo e il rischio che si potrebbe correre è quello di incappare in una serie di ostacoli che potrebbero poi rallentare nel corso del tempo la possibilità di utilizzare questo aeroporto come un parallelo di Capodichino. In questo momento sicuramente una valvola di sfogo per Capodichino, quindi CESAC sta usando l'aeroporto di Salerno con tutti i charter che erano in surplus su Napoli. Basti pensare ai voli per la Tunisia, per la Grecia, che sono stati dirottati su Salerno. Mentre per il discorso delle compagnie di linea, quello è un discorso che va fatto a monte. In questo momento voliamo con EasyJet, Volotea e Ryanair, soprattutto Ryanair, quest'ultima, che è la prima compagnia europea come numero di aeromobili e come numero di voli, ha dichiarato che nei prossimi 3 anni potrebbero esserci addirittura 40 tratte da Salerno. Quindi, diciamo, una prospettiva di crescita futura molto molto importante. E se l'aeroporto decolla, un treno deraglia, è accaduto ieri sulla tratta Battipaglia-Sapri per il deragliamento di un treno merci avvenuto nei pressi della stazione di Centola Palinuro. Da questa mattina si procede su un unico binario per la circolazione ferroviaria, centinaia di viaggiatori sono rimasti bloccati nel pomeriggio di ieri nelle stazioni a causa delle soppressioni di alcuni treni, per fortuna solo disagi, ma non si sono registrati feriti. Ce ne parla il nostro corrispondente Carmela Santi. Attenzione! Avvisiamo che i treni da e per Napoli potranno subire ritardi fino a 20 minuti o variazioni. Stazione di San Severino di Centola, nelle prime ore di questa mattina. Il treno merci deragliato nel primo pomeriggio di ieri ancora sui binari. Per tutta la mattinata è proseguito l'intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco con la circolazione ferroviaria bloccata. L'incidente è accaduto poco dopo le 16, il treno era in transito sulla stazione di San Severino di Centola, composto da 16 vagoni, ad uscire dai binari sono stati i vagoni dall'8 al 13, salvi gli ultimi 3 come i primi 7. Negli ultimi 3 vi erano carichi ritenuti pericolosi, in pratica uno dei vagoni è uscito fuori dal binario terminando la sua corsa in bilico su un lato e trascinando indietro gli altri. Sul posto è intervenuta subito una squadra di caschi rossi di Policastro che ha messo in sicurezza la zona e verificato che non ci fossero persone in pericolo. Oltre a verificare che sia le sostanze pericolose trasportate che eventualmente i principi di incendio potessero causare danni ulteriori. Allora, davanti al sottopassaggio della stazione di Centola, le rotaie sono fuori dalle rotaie. Per fortuna non si è verificato nulla di quanto ipotizzato. Personale della polizia e di Trenitalia hanno invece provveduto a rimuovere i vagoni e a ripristinare la circolazione ferroviaria. La Polfer ha avviato indagini per capire cosa sia accaduto e se ci siano responsabilità da parte di qualcuno. È stato però necessario sospendere la circolazione sulla linea Battipaglia-Sapri con ritardi significativi. Oltre alle modifiche al servizio è stata necessaria anche una parziale cancellazione dei treni lunga percorrenza, compresa l'alta velocità. I treni regionali sono stati fermati in attesa di ripartire a Sapri, Vallo della Lucania e Pisciotta. Una delle ipotesi principali alla base dell'incidente è che il peso eccessivo dei container abbia giocato un ruolo cruciale. Tuttavia non si esclude la possibilità che i recenti lavori di manutenzione effettuati sui binari possano aver contribuito al verificarsi del sinistro.
rallentamenti, dicevamo, disagi, cancellazioni sulla tratta Sapri-Battipaglia, dove si viaggia su un unico binario. Ovviamente anche questa mattina non sono mancati i disagi per viaggiatori e pendolari. Sentiamo. C'è una società seria, dovrebbe avere un piano di emergenza che scatta all'inizio subito, che l'emergenza non è che si avvisa, sta arrivando l'emergenza, capita? Giornata di fuoco quella di ieri per molti viaggiatori di Trenitalia. La tratta tirrenica è stata praticamente spaccata in due a causa di un incidente ferroviario che si è verificato nel primo pomeriggio a San Severino di Cetola. Poco dopo le 16 un treno merci è uscito fuori dai binari causando ingenti danni alla banchina in direzione nord. Da quel momento per tutti i viaggiatori a bordo sia di treni regionali che alta velocità è iniziato il caos. Lunghe ore di attesa per arrivare a destinazione, traffico ferroviario bloccato in direzione sud allo scalo di Vallo, in direzione nord alla stazione di Sapri. Fortunatamente l'incidente non ha fatto registrare feriti tra il personale di bordo e i pochi presenti in stazione. Tuttavia l'impatto ha provocato significativi disagi al traffico ferroviario, con numerosi treni cancellati sulla tratta che collega il Cilento a Napoli e viceversa. Alle 20 di ieri sera, presso la stazione di Vallo Scalo, c'erano ancora viaggiatori arrivati nel pomeriggio che aspettavano i bus sostitutivi. Stessa situazione anche nelle altre stazioni, da Agropoli a Sapri. Siamo partite da Napoli. Diretta a Policastro. Cosa vi hanno detto? Che era deragliato un treno. Quindi ora che si fa? Insomma, Policastro è lontano però. E adesso aspettiamo la macchina che ci porta a casa. Quindi vi vengono a prendere? Sì, non siamo andati col pullman per arrivare prima. Molto, già a Napoli abbiamo aspettato 45 minuti e comunque è stato un viaggio molto lungo. Che ora sei partito? Dovevamo partire alle 5:15, però poi il treno è partito alle 6:05 perché comunque ha deragliato, hanno detto un treno merci e abbiamo dovuto aspettare molto. Un pomeriggio di fuoco in tutti i sensi? Di fuoco e faceva caldo sul treno, soprattutto. È una partenza triste oggi. Sì. Dove devi arrivare? A Centola. Quindi praticamente un po' prima dell'incidente. Sì, perché proprio Centola è successo. No, proprio a San Severino di Centola è successo. Proprio a San Severino, caspitina. Io proprio di lì sono di quel luogo. Mi dispiace per l'incidente che è successo, ma mi dispiace di più per la disorganizzazione. Sì, non siete stati assistiti? No, ma la questione è che i pullman non ci sono. Stiamo aspettando, ma non... Da quante ore in viaggio? No, vabbè, poco, perché sono da Napoli. Quindi non è un disagio comunque un disagio. Buongiorno, allora, dove siete dirette? Sapri. A Sapri? Dove siete partite? No, noi venivamo da Roma. E il quartiere Carmine a Salerno, come dicevamo, si appresta a festeggiare il prossimo 16 luglio la festa della Madonna del Carmelo. Tanti gli appuntamenti religiosi al santuario, tanti fedeli, ma il clou della festa sarà sicuramente il momento della processione fissato per martedì a partire dalle ore 19, quando la statua della Madonna del Carmelo uscirà dalla porta storica del santuario. Ma non è solo questo, perché ci sono tante novità per la ricorrenza di quest'anno, come annunciato quest'oggi dal priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano. Fervono i preparativi per la festa della Madonna del Carmine. Martedì 16 luglio la processione attraverserà le strade principali del centro della città, in modo particolare quelle che si muovono attorno al santuario, ma già in questi giorni sono tanti gli appuntamenti religiosi. Sì, ci siamo, abbiamo iniziato già con domenica la novena alla Beata Vergine del Carmelo con la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Sepe. I preparativi fervono, siamo agli sgoccioli e infatti avremo la presenza di altri tre ecclesiastici. Sabato avremo Sua Eccellenza Monsignor Petruzzelli, padre abate di Cava dei Tirreni dell'Abbazia della Santissima Trinità. Domenica verrà Monsignor Aiello Arturo, il vescovo di Avellino, e ci sarà anche l'accoglienza della sacra icona di Maria, Madre della Speranza e
delle confraternite, che verrà probabilmente portata in processione insieme all'icona di Maria Santissima del Carmine. Questa è un'icona che sta girando tutta Italia e tutte le confraternite d'Italia, proprio in preparazione del giubileo del 2025. Lunedì invece ci sarà Monsignor Spinillo, Vescovo di Acerra. Finalmente arriviamo al 16 luglio con la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno, Campagna Cerno, e avremo in coincidenza anche l'apertura della nuova aula liturgica e dei colatoi. Colatoi che sono stati messi alla luce, quindi saranno visitabili per il popolo salernitano grazie ai contributi che abbiamo avuto da parte della regione Campania. È stata una grossa opera, anche perché ci ha impegnato per più di un anno, forse anche un paio d'anni, proprio per le difficoltà che abbiamo incontrato e purtroppo anche per il Covid che ci ha fatto sospendere i lavori, però finalmente potremo rendere questo patrimonio artistico-culturale alla città di Salerno. Grande attesa ovviamente per martedì alle ore 19, quando dalla porta storica del santuario si muoverà la processione. Infatti, come ogni anno, attraverserà tutte le strade del Carmine, uscirà il simulacro di San Lorenzo, ricordando che appunto la chiesa era dedicata a San Lorenzo de Strada, e il simulacro di Maria Santissima del Carmine. Come dicevo prima, ci sarà anche l'icona di Maria Madre della Speranza che aprirà appunto il corteo ecclesiastico. Ed ora, come di consueto, è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Darò un bacetto, ma non farti illusione. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E tra poco parleremo di sport, di calcio, di Salernitana. Ieri l'avvio del ritiro a Rivisondoli, oggi un altro innesto, ma ne parliamo tra poco dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo. In collaborazione con tua estate. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo di Salernitana, delle ultime novità di mercato, perché la Salernitana ha definito in giornata l'ingaggio di un terzino dalla Francia. Era svincolato dopo l'esperienza con Le Mans nella terza serie transalpina. Dopo Gentile, dunque, un altro innesto giovane dal costo ridotto per Martuscello. Scopriamo di chi si tratta in questo servizio. Lilian Gno, classe 2001, terzino sinistro francese ma originario del Camerun, ha sostenuto in mattinata le visite mediche al check-up per poi firmare in sede il contratto biennale con la Salernitana. Il calciatore ex Le Mans, club della terza serie francese, gestito dall'agente salernitano Gaetano Montalbano. Il DS Petrachi e il tecnico Martuscello lo ritengono un elemento in grado di dare il suo contributo nella difesa a 4, che dovrà essere completamente rifatta e che verrà irrobustita con calciatori più pronti ed avvezzi alla Serie B solo dopo le cessioni. È la linea imposta dalla proprietà Petrachi, che ha carta bianca nella scelta dei calciatori e nella gestione del mercato, ma deve muoversi entro determinati paletti. Gentile e Neo sono giovani, hanno ingaggi contenuti e rispondono alle identifiche che per ora cerca la Salernitana sul mercato. Per questo Petrachi sta provando ad accelerare sul fronte cessioni.
Castanas, Lassana, Koulibaly, Pirlo e Danjuk, oltre a Dia, sono i calciatori da cui si punta a ricavare quei milioni di euro che potrebbero finanziare il mercato in entrata. Il Genoa resta interessato a Maggiore e di certo, se la Salernitana avesse dato seguito ai primi approcci con Massimo Coda, la trattativa sarebbe già conclusa. Petrachi spera che per l'esperto bomber ex Cremonese ci siano ancora margini. Il fattore tempo sarà determinante, ma a fare la differenza sarà la volontà della proprietà di dare al DS Leccese la forza di poter chiudere alcune operazioni. Le idee e la competenza contano, ma allestire una squadra a costo zero e con calciatori a digiuno della categoria cadetta è un pensiero da tenere ben lontano. Petrachi è uomo di calcio e sa come vanno affrontati questi campionati, ma la proprietà per ora chiede al DS di vendere quei calciatori che hanno ingaggi ritenuti non sostenibili per la B. Si spera che qualcosa possa sbloccarsi a breve, così da poter accelerare l'entrata con innesti di maggior spessore, da consentire a Martuscello di lavorare con calciatori mentalizzati e focalizzati sulla prossima stagione e non distratti dalle voci di mercato. Ieri in Abruzzo, da oggi la Salernitana si allena a Rivisondoli agli ordini di Martuscello, un gruppo con tanti calciatori in partenza. Ebbene, oggi alle 14.45, così come alle 18, TV Oggi seguirà il ritiro con uno speciale che andrà in onda subito dopo il TG. Ma ora ci colleghiamo immediatamente con Rivisondoli, dove vedo già pronto in postazione il nostro Alfonso Avagliano. Dunque Alfonso, buon pomeriggio e innanzitutto, che novità ci sono? Buon pomeriggio a te Barbara, buon pomeriggio a tutti gli amici che ci seguono. Beh, c'è stato il primo allenamento questa mattina a Rivisondoli, la Salernitana torna qui per la quarta volta nella sua storia dopo i ritiri dell'87, del 2018 e della scorsa stagione. Fa anche caldino al sole, ci dicono, ma lo scopriremo stasera, che poi al calar del sole le temperature si abbassano. State vedendo già qualche immagine dell'allenamento mattutino che si è svolto sotto gli occhi di Gianluca Petrachi, che ieri, pensate, è arrivato ancora prima della squadra. Con lui c'è anche il nipote Bruno Petrachi, che sarà una sorta di assistente di campo, si sta diplomando tra l'altro anche come direttore sportivo. Primi approcci di Giovanni Martuscello con messaggi chiari, non ci sono tifosi sugli spalti, avete visto prima naturalmente sguarniti, ed è anche comprensibile la delusione, la difficoltà anche della ripartenza dopo la retrocessione. Dicevamo, dei messaggi chiari urlati da Giovanni Martuscello: non siamo qui a fare scampagnate, e quindi idee chiare per l'allenatore, che dopo il riscaldamento leggero ha fatto comparire subito il pallone con le prime indicazioni tattiche. Non una novità per la verità, perché già nella conferenza stampa di presentazione dello stesso allenatore e del direttore sportivo era emerso il modulo di riferimento, ovvero il 4-2-3-1, con le prove di oggi che sono puramente indicative, visto che, come dicevi anche tu prima, nella rosa dei 25-26 giocatori che sono qui a Rivisondoli, molti sono destinati a partire per un motivo o per l'altro, però li diamo insomma questi numeri e questi nomi: Sambia e Bradaric terzini, Bron e Motok centrali difensivi, Legoschi e Maggiore in mezzo al campo, con i Quemesi, Bonazzoli e Sfait dietro di A. Tutti gli altri hanno lavorato a parte, poi Martuscello ha invertito i gruppi, essendoci qui a Rivisondoli due campi praticamente che si guardano. C'è una piccola curiosità: nell'albergo della Salernitana, l'Aquamontis Resort, alloggia anche un'altra squadra, ma non è una squadra di calcio, è una squadra dai numeri più contenuti. Si tratta della formazione della nazionale cinese di marcia, che sta preparando qui le Olimpiadi di Parigi. Grazie Alfonso Maria Vagliano, grazie per questo collegamento. Ovviamente per tutte le altre novità vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie sempre per averci preferito e buon proseguimento. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.